Ciao ragazzi, una delle domande che si ricevono più spesso dagli utenti è la seguente, cioè come mappare i drum pad di FPC rispetto a tastiere e controller magari posseduti e quindi magari chi ha la Akai Fire, la Akai MPK Mini, Launchpad Innovation oppure le tastiere della Behringer, i controlli della Cakewalk, eccetera eccetera eccetera. Bene, è possibile far dialogare per esempio un tool come FPC integrato di FL Studio, quindi la drum machine di FL Studio, con i controlli e quindi con i bottoni, con i drum pad appunto esterni delle proprie tastiere. Quindi la mappatura è davvero semplice, a parte il fatto che c'è un articolo sul sito FL Studio Italia, quindi basta andare poi sul link in descrizione, troverete l'articolo e quindi potete sempre poi leggere nei dettagli il tutto. In tal caso su FL Studio comunque funziona così. Basta innanzitutto aprire appunto FPC, si va su Add e quindi si seleziona FPC. Dopodiché si va qui sul triangolino Presets e si deve scegliere Empty, quindi svuotare insomma la mappatura base di FPC. Dopodiché bisogna fare questa operazione. Allora andare qui sul primo pad, cliccare, poi si va su qui in alto a sinistra a destra dove è scritto MIDI Note. E si seleziona Map Not for Entire Bank, quindi mappare per il banco intero. Si seleziona questa opzione e a questo punto non resta che pigiare i vari bottoni, i vari drum pad della propria tastiera esterna e vedrete illuminarsi di volta in volta i vari pad. A quel punto, se ne avete 8, pigiate 8 pad, se ne avete 16, pigiate i 16 pad, insomma in base ai pad che avete pigiateli, ed FPC quindi non farà altro che memorizzare quello che avete appena fatto. A quel punto è possibile poi caricare su ogni pad di FPC qualsiasi suono e suonarlo dalla tastiera esterna. Quindi per caricare un suono, per esempio, basta andare sulle proprie librerie e selezionare qualsiasi appunto suono, per poi poterlo suonare appunto con i pad esterni. In realtà c'è un'altra procedura, come anche poi noterete e leggerete nell'articolo, si può fare anche pad per pad se vi viene più comodo. Quindi selezionando sempre il preset empty si va qui in alto e si fa non appunto map not for entire bank, ma si fa layer, quindi si fa layer e si pigia il pad della propria tastiera. Poi si va sul secondo pad, si fa di nuovo layer e si pigia il pad che è desiderato della propria tastiera, si va sul terzo eccetera eccetera e così via, e quindi in tal modo potete appunto creare la vostra mappatura e quindi poi suonare con la tastiera esterna tutti i pad, quindi tutti i suoni desiderati o caricati appunto su FPC. Per tastiere si intende, è chiaro, le tastiere, cioè tipo per esempio la M-Audio che ha questi 4 pad, oppure per esempio le macchine della Akai con vari pad, ma ce ne stanno tante. Infatti nell'articolo, come si può notare, vengono citate varie aziende, quindi la Divi Instruments, DJ Tech, Edirol, Frontier, Hercules, insomma di tutto e più. Quello che conta è che comunque l'operazione per mappare qualsiasi drum pad della propria tastiera e suonare per esempio FPC è proprio quella che avete appena analizzato e quindi visto nel video. Quindi link in descrizione e per qualsiasi domanda potete scrivere appunto nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!